vede chiaramente che il movimento è stato di questo tipo. È stato un movimento distensivo. Pure se questa è una porzione piccola, però diciamo testimonia bene quello che è successo. Se uno straniero, arrivando a Sant'Anatolia nella sua sete di sapere, chiedesse a chi incontra: che ne sai tu del terremoto del 1915? Poche persone saprebbero cosa raccontare. Lo guarderebbero smarriti, cercando di pescare nella memoria racconti, frammenti di visioni, ricordi sbiaditi, piccole cose. Diciamo, queste faglie si sono attivate nel quaternario, nella fase di tettonica distensiva che ha caratterizzato questa porzione dell'Appennino, con una direzione che è appenninica. Infatti, se tu guardi questo allineamento tettonico che continua qua giù, cammina in parallelo alle dorsali appenniniche. È come se dopo quel terribile evento che distrusse buona parte del paese facendo quasi 100 vittime, i superstiti avessero voluto rimuovere il tutto per poter ricominciare a vivere una nuova vita con energie sufficientemente forti. Oppure perché la mente, ricordando particolari di quell'orrore, non avrebbe potuto reggerne il peso. Così, negli anni che seguirono Terremoto, i discorsi all'ombra delle baracche non riguardarono più il passato perso per sempre, ma il futuro che avrebbero costruito da quel momento in poi. Chi sarebbe emigrato, chi sarebbe restato, cosa avrebbero costruito? Erano anni in ogni modo già di una difficoltà inusitata. Tra il terremoto, la guerra e la spagnola, la morte era una realtà presente in ogni momento della vita e non parlarne serviva a renderla meno presente, a mantenere la distanza. Quella mattina di quel triste 13 gennaio, Andriano, il cantoniere, si era alzato presto per raggiungere il suo posto di lavoro. Prima di lui, però, si era alzato un vento fortissimo e gelido, che penetrava nelle ossa nonostante il tabarro pesante e il cappello di lana di pecora che servivano a proteggerlo dalle intemperie. La sorella di Andriano stava aprendo le imposte rabbrividendo e maledicendo il vento che glielo impediva quando vide suo fratello avanzare faticosamente nell'alba gelida. «Andrià, dove va a quest'ora? Non le senti quando è freddo? Uvente, te sei in colla, arrivatene a casa, da retta a me!» «Te ragione, sorella me, ne arrivai a casa, alle callo, che a morì ci sta sempre tempe!» E fu proprio lì, nella sua casa, al caldo, che la morte lo stava aspettando e lo colse nel momento in cui si sentiva più al sicuro. Destino. Mario Scafati, conosciuto come Mario De Mazzucchitto, aveva 11 anni. Abitava con la sua famiglia sopra Iuderrone. La sera prima i suoi genitori lo avevano convinto, con varie lusinghe e minacce, a dormire da solo per la prima volta nella sua vita. La notte era stata per Mario piena di incubi. Tutti i racconti orripilanti ascoltati vicino al camino nelle lunghe notti invernali gli tornavano alla mente, lasciandolo insonne e tremante nel letto. Il fruscio dei passi di un topo sul tetto poteva essere un'astrologa che lo avrebbe preso per i capelli e portato chissà dove. Ogni soffio di vento, uno spirito maligno venuto dal regno dei morti per ghermirlo con le sue lunghe dita e soffocarlo. Ma per tutta la sua lunga vita Mario avrebbe ringraziato i genitori per quella imposizione, perché l'unica parte della casa a non crollare fu la sua stanzetta, che lo protesse dalla forza devastatrice del terremoto e gli concesse una lunga vita, destino. Quindi questa è proprio la superficie lungo la quale è avvenuto lo scorrimento, che sta così. E si distingue bene pure la porzione intorno alla superficie di scorrimento, che è molto fratturata perché ha risentito dello stress tettonico. Poi sta faglia, che sembra una faglietta, sembrerebbe una faglietta, però prosegue giù. Questa non è riportata sulla carta geologica, almeno sul Cargar 50.000 non c'è. A pochi chilometri di distanza, a Cartore, Caterina Tupone non riusciva a capire come mai stesse rotolando dal terzo piano lungo le scale con tutto il letto. Sopra, sotto, sopra, sotto. Mentre rotolava, urlava dal dolore. Lei ed il letto si fermarono al pian terreno. Il letto sopra a proteggerla dai calcinacci che piovevano dal soffitto. Se la cavò con un braccio e varie costole rotte. Visse poi una lunga e felice vita,
Quando morì mancavano 3 mesi ai suoi 100 anni. Destino. Mia nonna Cleonice si era appena svegliata da un sonno pesante e senza sogni. Nel dormiveglia sentì mia zia Rosa di 3 anni che frignava ai piedi del letto. Così la prese per i piedini e la trascinò accanto a sé per allattarla e farla stare buona. Proprio un attimo prima che una trave crollasse esattamente dove mia zia aveva avuto la testolina. Destino. Mia nonna Agnese non fu così fortunata. I miei nonni, Agnese, detta Agnesa, e Michele, abitavano nei pressi del Palazzo Placidi e credo facessero dei lavori per loro. Avevano già 5 figli, Antonio, Giuseppe, Leonilde, Giulio e Orlando. Quella mattina mia nonna aveva convinto mio nonno ad aiutarla a stendere la bucata. Mio nonno, imprecando, si era deciso a darle una mano, trascinando fuori la bagnarola di zinco piena di panni bagnati. Lasciarono i loro figli e i suoceri a dormire nel caldo dei loro letti ed uscirono nel gelo di quella mattina buia, nel vento di tramontana che tagliava la faccia e penetrava nelle ossa. Avevano appena iniziato a stendere le lenzuola che la terra decise di capovolgersi e di travolgerli con qualcosa che somigliava al risvegliarsi di una bestia immonda che con fiato fetido si scrollava di dosso il mondo, sollevandolo e abbassandolo con ferocia tremenda, travolgendo ogni cosa, case, cose, animali e persone. Quando i miei nonni riuscirono a districarsi dal groviglio delle lenzuola grigie di polvere e rosse di sangue, si guardarono intorno e non riconobbero più il luogo a loro così familiare. Barcollando, corsero verso quella che era stata la loro casa, chiamando a gran voce i loro figli. Pregando e piangendo, continuarono a scavare per ore tra i calcinacci, con la polvere che entrava nella gola e li soffocava, e ricoprendoli al punto da sembrare fantasmi. Ma nessuno rispose ai loro richiami. Tutti i loro figli, tranne uno, zio Peppino, erano morti sotto le macerie. Destino anche questo. Non credo che l'orrore possa essere raccontato con parole bastevoli a quantificarne la portata. La mente, a volte, semplicemente non riesce a contenerlo completamente ed allora si arrende ad una spossatezza che non ha uguali. Il peso di esso semplicemente ti schiaccia e ti ottunde. La forza ti abbandona e tu non riesci a comprendere in pieno ciò che accade. Quando l'orrore è troppo, semplicemente ci si abbandona ad esso. Poi il trascorrere del tempo farà valere la sua forza, imponendoti l'accettazione degli avvenimenti, trasformando l'orrore in dolore, facendolo fluire verso l'esterno. E, pur straziandoti, ristabilirà coscienza, donandoti la possibilità di una reazione attiva di rinascita. Mia nonna, dopo simile tragedia, quando già l'orrore aveva fatto posto ad un profondo dolore, che aveva fatto posto a sua volta ad una più quieta rassegnazione, affidandosi a quel Dio che dà e toglie secondo un disegno imperscrutabile, promise che avrebbe ricreato la sua famiglia e che tutti i figli che fossero arrivati li avrebbe accolti con amore e gratitudine. Quello che restava come ricordo del terribile evento nella mia infanzia era soprattutto il fatto che ad ogni piccola contrarietà chi ci rimetteva era Sant'Emiddio, invocato a protezione del terremoto. Il mannaggia, seguito dal suo nome in dialetto Sant'Emiddio, era l'imprecazione più usata, sebbene con molto senso di colpa, poiché ti aspettavi, dopo averla pronunciata, che il mondo improvvisamente, per punizione, ti cadesse addosso. Questa roccia qua sotto, vieni qua dove stavo io. Quella là, quella è una linea dritta. Se tu la prosegui, cioè questa è una faglia. Mo capire se è attiva o non è attiva, però comunque è una superficie di rottura utilizzata dall'onda sismica come superficie preferenziale di propagazione.